CrazyJoe.it e la storia continua. Conosciamo Comabbio e la sua cappella di San Rocco. Tutti sappiamo della pandemia che ci ha colpiti, ma non è di questo che vi voglio ricordare, ma dei rimedi per poterne venire fuori un po' sani e salvi. Tanto vi ha raccontato in televisione, ma a suggellare questa pandemia occorre un'altra operazione. Operazione che i nostri genitori, ma per secoli e secoli, quindi tutte le nostre generazioni antiche, già sapevano. Noi fornacini dovremmo riferirci in questa zona a San Rocco. San Rocco, che è nominato da sempre, da secoli e secoli, e anche dai nostri genitori e gente della zona, come protettore delle pandemie. E di pandemie si tratta, ma come suggellare? Propongo quindi un pellegrinaggio alla cappelletta di San Rocco, che è qui vicino a noi, praticamente un chilometro e mezzo, due a piedi, è lo stesso tratto a piedi che facciamo in modo ludico, sia per diletto, così, per passare il tempo, per far andare un po' le gambe, e lì potremmo arrivare, perché è anche una zona anche culturale, proprio delle nostre zone e le più vicine. In questa cappelletta non c'è bisogno di attraversare nessuna strada, è tutta pista pedonale e ciclabile. In questa cappelletta, per suggellare completamente la pandemia del Covid, ognuno personalmente deve portare la propria fede e possibilmente qualche euro in quello scatolone che è intestato al mio IBAN. E questo serve naturalmente per la pizza, ma San Rocco ve ne sarà grati e sarete esenti da qualsiasi epidemia per tutta la vostra eternità. È anche un modo come un altro per poter uscire dal campeggio a piedi, normalmente, come al solito, nessuna novità, e poter visitare qualcosa. Per sapere tutto di questa cappelletta di San Rocco visitabilissima, e potete ascoltare il prossimo podcast che vi propongo. www.redigio.it e la storia continua.